Enea dimenticò per un istante qual era il suo destino e pensò di fermarsi in Sicilia anziché raggiungere il Lazio. Ma poi Enea cambiò la sua decisione, riprese il mare con i suoi e sbarcò a Cuma, in Campania, dove si recò nel tempio di Apollo. Lì, la somma sacerdotessa di Apollo, la Sibilla Deifobe, rivelò ad Enea che l'eroe sarebbe riuscito ad arrivare nel Lazio, ma che egli, essendo odiato da Giunone, avrebbe dovuto prima affrontare varie guerre. Su richiesta del troiano, la Sibilla guidò Enea nel regno del dio Ade, ovvero l'aldilà. Davanti a loro scorreva il fiume Acheronte, e quella era la zona dove vagavano, senza pace, tutte le anime dei morti rimasti insepolti. Nell'Ade, Sibilla ed Enea incontrarono Caronte, che ostacolò il loro ingresso a bordo della sua barca, sostenendo che i vivi finora traghettati erano stati per lui grave fonte di problemi. Ma Sibilla gli mostrò il ramo d'oro, chiave degli inferi, e così Caronte acconsentì a trasportarli. Dopo aver superato l'ostacolo di Cerbero, Enea e la sacerdotessa incontrarono prima le anime di molti troiani caduti in guerra e poi quelli dei suicidi, dove Enea vide Didone, che si mostrò molto indifferente. Per questo motivo Enea scoppiò in lacrime. Giunti alla diramazione tra la via per il Tartaro e quella per i Campi Elisi, Enea e Sibilla incontrarono l'ombra del poeta Museo, che condusse Enea dal padre Anchise. Enea tentò invano di abbracciare il padre per tre volte. Anchise gli mostrò le ombre dei uomini che, un giorno, sarebbero nati nella città che Enea stesso, con i propri discendenti, avrebbe contribuito a fondare, Roma. «I romani governeranno il mondo», disse Anchise, «con la sapienza delle leggi, perdonando i vinti e annientando i nemici giurati». Poi Sibilla ed Enea risalirono nel mondo dei vivi, passando per una delle due porte del sonno, indirizzati dallo stesso Anchise. I troiani, stanchissimi e affamati, sbarcarono alle foce del Tevere. Enea decise quindi di chiedere ospitalità al re del posto, di nome Latino. Latino si mostrò felice di accogliere i troiani perché suo padre, il dio italico Fauno, gli aveva preannunciato che l'unione di uno straniero con sua figlia Lavinia avrebbe generato una stirpe eroica e gloriosa. Per questo motivo, Latino aveva in precedenza rifiutato di concedere Lavinia in moglie al giovane re dei Rutuli, Turno. Giunone, sempre pronto a creare problemi ad Enea, rese geloso Turno e spinse la popolazione dei Rutuli ad odiare il nostro eroe e dei suoi. L'uccisione del giovane valletto Latino Almone, colpito alla gola da una freccia durante una rissa fra troiani italici, scatenò la guerra. Turno, nonostante il parere contrario di Latino, radunò un esercito da inviare contro i troiani. Le truppe nemiche si radunarono sulla sponda opposta del Tevere. Enea cadde addormentato e in sogno gli apparve il dio del fiume Tiberino. Dopo aver annunciato ad Enea che il figlio Ascanio fonderà una città di nome Alba, Tiberino suggerì al nostro eroe di allearsi con Evandro, principe di una cittadina del Palatino, uno dei sette colli che cingeranno la futura Roma. Risvegliatosi, Enea si recò da Evandro, che gli affidò il comando delle operazioni di guerra contro Turno. Evandro consigliò a Enea di allearsi con Tarconte, re etrusco, che già aveva intenzione di affrontare Turno. Enea incontrò così Tarconte, re degli Etruschi.
Tarconte lo ricevette nel proprio campo federale, che si trovava presso il bosco del dio Silvano. In quei pressi Venere consegnò ad Enea armi divine e soprattutto uno scudo, opera di Vulcano, su cui erano rappresentate scene della futura storia di Roma, dalla nascita di Romolo e Remo al trionfo di Augusto. Turno sferrò un assalto contro l'accampamento troiano, ma i troiani si seppero difendere. Turno tentò poi di bruciare e affondare le loro navi, ma grande fu il suo stupore quando vide emergere dalle acque una moltitudine di ninfe. La presenza delle ninfe significava che gli dei non volevano che le navi troiane fossero affondate, e così Turno si fermò. Nella stessa notte, gli inseparabili amici troiani Euríalo e Niso entrarono nel campo dei rutuli, che trovarono tutti addormentati, e decisero di farne strage. Niso, armato di spada, colpì un alleato molto caro a Turno, ovvero il giovane re Ramnete, che dormiva fra i tappeti ammucchiati a mo' di pagliariccio nella sua tenda. Euríalo e Niso fecero un'autentica strage, uccisero molti rutuli prima di darsela a gambe, ma usciti dall'accampamento dei rutuli, Euríalo e Niso vennero intercettati da un gruppo di cavalieri italici guidati da Volcente e furono costretti a nascondersi. Volcente catturò Euríalo e lo uccise, e così Niso venne allo scoperto per vendicare l'amico. Si scagliò contro il suo assassino e riuscì ad ucciderlo, ma morì subito dopo per opera degli uomini di Volcente. Turno, infuriato per l'incursione compiuta da Euríalo e Niso, attaccò nuovamente il campo dei troiani. Il re Rutolo entrò così nel campo nemico e fece strage di troiani in fuga. I troiani, in contropiede, assalirono Turno, che venne circondato dalle lance e costretto a tuffarsi nel Tevere per mettersi in salvo. Sull'Olimpo, Giove si irritò per lo scoppio della guerra, Giunone addossò la colpa ai troiani e Venere implorò Giove di non abbandonarli proprio nel momento in cui erano in maggior difficoltà. Enea, intanto, aveva assunto il comando della Lega Etrusca ed era corso in aiuto dei troiani circondati dai rutuli. Quando lo videro riapparire, i troiani, ancora assediati nel loro campo, riacquistarono fiducia e voglia di combattere. Giunone, temendo per la sorte di Turno, riuscì ad allontanare il re dei rutuli dal campo di battaglia. Ma Enea propose di porre fine alla guerra con un duello tra lui e Turno, che accettò la sfida lanciatagli da Enea. Ma intervenne nuovamente Giunone, che radunò l'esercito mandandolo all'attacco. Il duello venne così rinviato e i due condottieri si rituffarono nei combattimenti. Enea fu ferito da un dardo vagante alla coscia e Venere fu costretta ad intervenire per ridargli forza. La ferita di Enea venne curata e il capo troiano poté ritornare a combattere. La guerra continuò. Turno ordinò alle truppe di fermarsi. Avrebbe affrontato Enea in duello. I due si trovarono faccia a faccia alla fine. Enea ebbe l'occasione di uccidere Turno, che però gli chiese di risparmiarlo per non far soffrire il padre. Turno indossava ancora la cintura del grande amico di Enea, Pallante, morto per mano del re dei rutuli in battaglia. A quella vista, dopo l'iniziale intenzione di risparmiarlo, Enea, spinto dall'ira, diede a Turno il colpo di grazia. I troiani poterono così stabilirsi nel Lazio e trascorrere la loro esistenza nella nuova terra che, un giorno, avrebbe visto i splendori di Roma.